nata e cresciuta a Milano, però penso, mi sento una milanese un po' atipica, nel senso che non sono venuta via da Milano con dei grossi dispiaceri o sentendo delle grosse mancanze, insomma, in assoluto la cosa che mi manca di più è la bicicletta. La mia storia con Chiara è iniziata a Villa Pizzone. Lei era una giovane ragazza in cerca di un'alternativa, di un qualche cosa di se stessa. Io approdo a Villa Pizzone che avevo 19 anni e era un momento in cui non sapevo bene da che parte guardare. Sono andata a parlare con loro e ho raccontato loro che avevo il desiderio di conoscere un altro modo di fare famiglia e di stare insieme, e loro, senza chiedermi niente, mi hanno detto: vieni. In questo arco di tempo ho conosciuto Enzo. La prima volta che l'ho visto ho avuto molto chiaro che sarebbe stata una persona significativa per me, come la persona con la quale mi sarebbe proprio piaciuto proseguire questo percorso insieme. Avevamo molto chiaro, sia io che Enzo, il desiderio di non rimanere a Milano a far crescere la nostra famiglia, e quindi niente, abbiamo deciso di venire a Bersano. Quando siamo venuti qua 3 anni fa, come era appena abitabile la casa, siamo entrati dentro. Però tutta una serie di lavori sono assurdi. Giornate come queste, d'inverno, fredde, sono, ecco, approfitto e ritagli tutto per finire. Un metro. No, infatti la luce gialla. Così. Dai, da sola. Il nostro stile è quello di recuperare, abbiamo insomma cercato di recuperare il più possibile i materiali, così. Le nostre case sono fatte di pezzi di recupero. Come vedi, anche questa porta qua è stata assemblata e messa dentro. So che adesso c'è da inventare tutto il resto.